Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, non mi vedete nella mia solita location, nel mio studio, perché sono in trasferta insieme a Paolo e Debbie. Ma andiamo con ordine, dove ci troviamo? Letteralmente in mezzo ai boschi, perché siamo in uno chalet di montagna e dove intorno praticamente non c'è nulla se non animali, alberi, boschi, montagne. E perché siamo qua però? Perché qualche tempo fa è arrivata un'email a Paolo di una ragazza o donna che sia, dove sosteneva che all'interno di questo chalet ci fosse qualche presenza, ci fosse qualche fantasma, qualche anomalia. Ora vi voglio leggere l'email in modo tale che così capiate anche voi meglio quello che sta succedendo, perché ci troviamo qui e anche perché ho voluto fare questo video, perché poi in fondo all'email vedo che allega delle foto. E quindi mi sembrava giusto, doveroso e importantissimo analizzare insieme a voi, analizzare nel dettaglio queste foto. Leggiamo le mail. Sono Sophie, vi scrivo dopo che sono passati ormai parecchi mesi da quando avevo deciso di farlo. Credo fortemente che degli spiriti infestino la mia casa delle vacanze in montagna. La mia casa è stata ristrutturata nel 2018 da mio padre, architetto, sulle fondamenta di una vecchia baita in pietra. Per farvi capire di cosa sto parlando, vi allego delle foto fatte da me personalmente. Nella prima vedrete una scia di luce molto luminosa. Le vediamo dopo le foto, le finiamo di leggere le mail e poi vediamo le foto. Non ho visto nulla ad occhio nudo, ma lo scatto è apparsa. Un riflesso non penso che sia, non ho mai visti così. I riflessi sono diversi, secondo me. Poi Simone mi saprà dire meglio. Ed è per questo che voglio analizzare bene queste foto, perché non è un chiaro messaggio nei miei confronti. Non contento, ho effettuato un secondo scatto da un'altra angolazione per evitare appunto strani riflessi. La foto è stata scattata qualche istante dopo la prima, ma nuovamente ecco apparire una scia di luce inspiegabile. Nella terza foto ho voluto farvi vedere le coperte del mio letto. La sera prima di andare a dormire erano assolutamente perfette, il mattino dopo apparivano bruciate. Nella quarta foto, a distanza di qualche mese, sono tornata nella casa e mi sono ritrovata la vasca da bagno in quello stato, come se non avessi pulito per anni e anni. Non so cosa fosse, sembrava fango rinsecchito e incrostava le pareti. Ho chiamato mio padre per sapere se avesse affittato la casa ad amici, ma ovviamente la sua risposta fu negativa. Nessuno era stato lì nei mesi precedenti. Ho così deciso di restare qualche giorno e per finire vi allego l'ultimo scatto. Ero a letto e sentivo qualcosa che bussava alla finestra. Dico qualcosa perché le finestre delle camere sono alte, non poteva essere un essere umano. Così ho preso il telefono e ho scattato la foto. Se aprite lo scatto vedrete qualcosa nel vetro. A me ha messo i brividi e non so se ciò che vedo è frutto della mia immaginazione o no. Però mi sembra assolutamente di no. Sarò ben lieta di ospitarvi nella casa, sono convinta che ci siano dei fantasmi al suo interno. Mi raccomando, portate tutto il necessario per che la casa si trovi in mezzo al bosco, lontana dal centro abitato. E ho notato. Allora, io rispondo a Sofì, non so se starà guardando questo video o no, ma rispondo comunque a tutti. Frutto della sua immaginazione oppure no, mi verrebbe da dire di no. Perché vi faccio questo esempio? Se io mi immagino una cosa, se io dico, cavolo, non lo so, mi è sembrato di vedere un'ombra lì, ma in quel momento stavo filmando con una videocamera e che la mi sono venuti i brividi perché sono i passi. Vabbè, non facciamoci suggestionare. Stavo dicendo, se io riesco a filmare una cosa con la videocamera o con la fotocamera che sia, non è frutto della mia immaginazione, perché comunque, cioè, non è che la videocamera o la fotocamera che sia immagina con la mia testa e quindi mi fa apparire questa scia di luce o questa roba che poi andremo a vedere. Ci possono essere volte in cui la suggestione gioca dei brutti scherzi e quindi ci immaginiamo delle cose che poi in realtà non ci sono, ma a me capita sovente magari di sentire dei suoni o vedere delle cose che poi magari dico no, è frutto della mia immaginazione, perché magari il mio subconscio o la suggestione, qualsiasi cosa, mi crea quello. Poi in realtà magari vado a risentire l'audio della videocamera, vado a rivedere l'immagine della videocamera, non c'è assolutamente nulla. Però una cosa che è impressa su un sensore, su una pellicola che sia, non è frutto dell'immaginazione. Allora, iniziamo a vedere le foto delle scie di cui parlava Sophie. Allora, subito mi verrebbe da dire, non può essere un riflesso assolutamente, cioè ha ragione lei quando dice un riflesso così, non è assolutamente possibile. Seconda cosa, vi posso dire, ipotizziamo tutte le possibili cause. Fosse notte, fosse tutto al buio, io scattassi una foto magari con una lunga esposizione, non lo so, e in quel momento magari mi passa un insetto, potrebbe essere che mi crei un fascio così, però non luminoso, perché comunque sia l'insetto non riflette la luce. Allora, questa roba mi ricorda molto la foto che aveva fatto Paolo sul Teide, non so se ve la ricordate,
E anche lì, analizzando, non sono mai riuscito a capire che cavolo potesse essere quella striscia luminosa. Perché una roba che crea una striscia luminosa deve essere una luce. Ok, quindi non lo so, è come se io facessi così col mio telefono, ovviamente creo la luce. Se faccio così, magari durante una lunga esposizione, si vede qualcosa di luminoso. Ma qua non è una lunga esposizione, è pieno giorno. Cioè, anzi, le finestre fuori sono anche bruciate. Bruciate vuol dire che sono sovraesposte. Allora, facciamo subito una prova. Questo filtro che ho applicato analizza le luci e le ombre. Vi faccio questo esempio. Perché qua c'è questa macchia? Qua ci sono queste macchie? Perché dove riflette di più la luce? Infatti, se notate, qua riflette la luce, su questo tavolo praticamente qua, qua riflette la luce, qua riflette la luce, e anche qua sotto, infatti, vedremo giustamente le macchie colorate in base a quanto è bruciata l'immagine, sovrasposta l'immagine. Qua sarà una zona di ombra, infatti, è quasi tendente al nero. Tutto dove è arancione è zona d'ombra, o comunque scuro, nero, esatto, qua ombra, ombra. La cosa che mi fa strano è che questa sorta di scia luminosa non è neanche così tanto luminosa, nel senso che per essere bruciata, sovraesposta, dovrebbe essere viola, esattamente come qua, rosa, comunque viola. Quindi, che cazzo può essere? Idem questa. C'era qua addirittura un altro colore, quindi aspettate. Potrebbe essere quasi sul trasparente, perché qua prende il colore dello sfondo. Proviamo anche qua a fare la stessa cosa. Vedete? Stesso discorso di prima. Sembra che parta una finestra e vada un'altra. Vedete qua dove c'è più luce? Dove è più sovraesposto? Non si vede quasi più. Qua si nota ancora e poi si nota un pezzettino qua. Se la dezoomo la noto, tac, e va fuori, esattamente come questa. Fa questo giro e va di qua, che comunque è lì dietro, praticamente c'è la porta che va al balcone. Allora, queste luci molto 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 interessanti. Poi parlava del letto, porca vacca. A parte che mi dà una sensazione bruttissima, perché sembrano braccio, braccio, gamba, gamba e testa. Qua la cosa strana è che se noi prendiamo un lenzuolo, gli diamo fuoco, non appare così. Qua sembra come se, non so, avete presente, ok, fate cuocere la pasta, prendete la pentola bollente, la mettete su un lenzuolo e crea quella roba lì, perché si raggrinzisce. Non so com'è che si dice. Qualcosa di molto molto caldo abbia toccato il letto. Avessi una mano infuocata e facessi così sul letto, probabilmente lascerei quella roba lì. Io continuo a sentire dei rumori. Queste camera, se non erro, dove dormono Paolo ed Abby. Che roba strana. Poi parlava del bagno. Vabbè, qua direi pochissimo da parlare, cioè la vasca è lurida, non è sporca, è lurida. Quello che diceva Sofì, anche se io lasciassi una casa per anni e anni disabitata, non si crea quella roba lì. Perché magari in molti luoghi dove andiamo, magari delle case abbandonate o robe del genere, le vasche non sono così. Le vasche, le docce comunque non sono così. Certo, sono piene di polvere, chiaro. Poi ovvio che se qualcuno invece va, ci butta la terra, ci caga sopra o roba del genere, ok che crea quella roba. O addirittura se ci sono gli animali magari, che scusate se intanto io vorrei ritorno perché comunque sentire dei rumori, e se ci sono degli animali magari che vanno a dormire o robe varie, ma qua io non riesco a darmi una spiegazione logica di questa cosa. Poi per finire abbiamo la camera dalla finestra. Mica ti pareva questa qua la camera dove dormo io? Madonna! Raga, ho dei brividi. No, non è frutto della tua fantasia. Occhio, naso, capelli, sembra quasi che abbia la frangetta. È proprio la faccia di un bambino. Bambino, non lo so cosa sia, però mi sembra un bambino. Se uso il filtro la perdo. Però, vedete? Mettendo i filtri mi rendo conto che non può essere un qualcosa di visibile a occhio nudo, ok? È esclusivamente un qualcosa di trasparente. Raga, cioè, io veramente non so cosa dire, non so cosa pensare di tutta questa situazione. Le foto che ci ha inviato Sofì sono molto, molto, molto angoscianti. E sembra quasi che tutte diverse tra di loro, cioè non so come spiegarvi. Non è che lei dice, vedo sempre solo un'ombra dalla finestra, scatta 3-4 foto. Io non...
non lo so, sto accendendo la musica perché non voglio più sentire rumori. Però sono tutte strane, tutte diverse tra di loro. Non è la stessa anomalia che si ripete, ma sono più anomalie. Una faccia, scie luminose, la vasca da bagno sporca, il letto bruciato. Perché tutta questa roba? Non lo so, probabilmente non lo sa neanche Sofì, o meglio, non lo so ancora, perché comunque noi siamo qua, insieme a Paolo e Debbie, per indagare. Perché c'è tanto, secondo me, da scoprire. Sono da un lato spaventato, dall'altro lato sono curioso di capire cosa infesta questa casa, cosa ci sia qua dentro. Perché di per sé la zona è molto bella, la casa è molto bella, c'è il classico chalet di montagna, mi piace. Però mi rendo conto che siamo proprio isolati, infatti raga, di notte c'è la cagarsi addosso. Vi terremo aggiornati, quindi seguite i video sia sul mio canale che sul canale del Pit, perché non appena avremo risultati, non appena avremo scoperto qualcosa in più, ovviamente ve lo faremo sapere anche voi. E quindi raga, io direi che per ora di queste foto non ne voglio più sapere, cerchiamo di capire cosa infesta questa casa.